Purtroppo siamo costretti a prendere la linea dallo studio in quanto si è interrotto il collegamento internazionale con Bruno Lunghi e Giuseppe Attafini dalla Svizzera, dove ci hanno raccontato in telecronaca diretta l'incontro tra la Svizzera e la Svezia. Punteggio finale, lo ricordo, 1-1, i gol tutti e due nella ripresa, ha aperto le marcature la Svizzera al 12° con un gol di Alter, gol che abbiamo la possibilità di rivedere. Ma durava poco la gioia della Svizzera in quanto 2 minuti più tardi c'era il pareggio della Svezia. Ecco comunque la possibilità di rivedere il gol al rallentatore, molto bella la battuta di girata destra da parte di Alter. Dicevo, 2 minuti più tardi il pareggio di Ekström per quello che poi è stato il risultato finale. In virtù di questo punteggio la classifica del gruppo 2 vede in testa la Svezia con 10 punti. Ecco il gol, vedete Stromberg, manca il tiro ma non fallisce Ekström che da due passi mette dentro, ed è questo un gol importante perché in caso di sconfitta si sarebbe complicata la posizione della Svezia, soprattutto in favore dell'Italia, mentre così rimane tutto inalterato. Probabilmente è sicuramente comunque meglio per l'Italia un pareggio della Svezia e non naturalmente una vittoria. 1-1, dicevo della classifica, la Svezia è al comando con 10 punti, segue l'Italia con 8 ma una partita in meno, e quindi la Svizzera che ha 4 punti e 5 partite disputate. Tutto per questa sera, un grazie per la cortese attenzione, a tutti quanti voi il buon proseguimento di serata.